Silvio Berlusconi, all'indomani del passaggio all'opposizione in Parlamento, fa un passo verso Grillo. Apre quindi a un dialogo con il Movimento 5 Stelle per una nuova legge elettorale e sembra anche per chiedere l'impeachment per Giorgio Napolitano. Secondo Repubblica, primi avvicinamenti ci sarebbero stati per mezzo di Paolo Becchi, un ideologo vicino al movimento, il quale sarebbe stato ricevuto ad Arcore dal Cavaliere. Intanto, il capo dello Stato, nel suo intervento all'incontro su scienza, innovazione e ricerca, parla della possibilità di una riqualificazione del Senato, nell'ambito della riforma del nostro cosiddetto bicameralismo paritario. Si cerca, ha sottolineato il capo dello Stato, di superare ripetitività, duplicazioni e complicazioni, soprattutto nel processo legislativo, che non portano ad un'effettiva qualificazione dell'attività parlamentare e del ruolo del Parlamento. E noi abbiamo sempre detto quando e se arriverà la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, come annunciato da Grillo, noi esamineremo con grande senso di responsabilità e grande attenzione, come si deve fare per qualsiasi atto che arrivi alle Camere. E abbiamo anche detto che l'unico partito esperto in impeachment nella storia repubblicana è il partito comunista PCI, PDS, DS, PD, che è il partito dell'attuale Presidente della Repubblica. Ma secondo lei il Presidente della Repubblica sta violando la Costituzione? Io ho più volte detto che il Presidente della Repubblica sta interpretando il suo ruolo in maniera assolutamente estensiva rispetto a quello che prevede la Costituzione. E questo in parte è legato alla nostra Costituzione, che prevede una geometria variabile nei confronti dei poteri del Presidente della Repubblica. In altri termini, quando la politica è debole i poteri del Presidente della Repubblica si allargano, quando la politica è forte i poteri del Presidente della Repubblica si restringono. Tutto sta a verificare come questa geometria variabile si è esplicata e si sta esplicando e se si sta cambiando il sistema istituzionale nostro da parlamentare a presidenziale senza alcuna modifica della carta costituzionale.